Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. 35 gradi costanti, non c'è verso, non piove da maggio, siamo a luglio. È veramente una situazione insostenibile per l'orto familiare. Allora, oggi vi faccio vedere tre metodi semplicissimi, un po' laboriosi, dico la verità, però indispensabili per cercare di difendere l'orto familiare, fin dove si può ovviamente, dal caldo e dalla siccità. Vedremo le reti ombreggianti, vedremo la pacciamatura con paglia e con altri sistemi e vedremo l'irrigazione a goccia. Quindi rimanete con me fino alla fine del video perché ci saranno alcuni spunti interessanti. Sono tutti metodi pratici, di teoria qui non c'è nulla, come sempre. Magari qualche cosa vi può venire utile per il vostro orto. Allora, rieccoci sul canale. Partiamo dalle reti ombreggianti. Allora, 35 gradi, vi faccio vedere i danni che fa il sole su colture non protette. Vi faccio vedere quelle più sensibili, che sono le insalate. Guardate, molte foglie sono bruciate. Queste le ho innaffiate ieri, come tutte le altre colture. Poi vedremo la differenza con quelle laggiù, che sono coperte da una decina di giorni da un telo ombreggiante. Quindi vedete, vanno in fiore, non raccogliamo niente, diventano subito coriacee, dure, secche, sono brutte. Queste tengono botta, poverine, ma hanno bisogno di tantissima acqua. Io qui non ho fatto pacciamatura, non ho fatto niente. Quindi è il metodo peggiore per coltivare le insalate, ma mi ci sono ritrovato così, e così è rimasto. Guardiamo adesso la differenza. Su quel cassone lì, questa è tutta insalata no dig, cioè senza lavorazione del terreno. Vediamo la differenza con quel cassone lì, che è stato coperto dalla rete ombreggiante. Ecco, guardate questa insalata com'è. Questa è ancora una bellissima lattuga, erba da taglio, misticanza, gentilina, riccia, c'è un po' di tutto. Qua ancora si riesce a mangiare qualcosa. E questa beneficia della stessa acqua del cassone che avete visto prima. Il terreno è a secco, questo l'ho bagnato ieri, però se scavo in profondità un attimino, vedete, non è umido, però non è neanche polveroso, polveroso. Segno che qui ovviamente la rete ombreggiante ha fatto il suo lavoro. Ne ho messa un'altra qui, questo è un lavoro che ho finito questa mattina e mi copre leggermente, in base a come gira il sole, le coste che sto raccogliendo, che stavano soffrendo il sole, e questo cassone di pomodori salvati dalle femminelle. Guardate, le ho salvate praticamente tutte quelle che ho trapiantato. Mi fa un po' di ombra anche qui sulle piante di pomodoro a crescita determinata, sono quelli che restano bassi e cespuglio, e a breve finiremo la fila lì e avrò coperto anche il cassone con i meloni e quant'altro. Vi parlo adesso della pacciamatura. Attenzione, perché vi faccio vedere, e non si nota tanto in giro, non si vede sugli altri video, la differenza plateale che c'è tra le piante pacciamate e le piante non pacciamate. Stessa tipologia di piante. Allora, a destra ho le piante pacciamate con il telo in juta. Vi lascio qui le note del video. Telo che si sta dimostrando a distanza di un paio di mesi eccezionale, peccato per il costo. Allora, guardate le foglie di questa pianta qui, ma sono tutti così, eh? E guardate anche il fusto è grande, non ho il calibro con me, ma è grande come un dito. Le foglie sono aperte, guardate qui, guardate che belle foglie, che bel fogliame, ma sono tutte così. Guardate. Ora vi faccio vedere la stessa tipologia di piante non pacciamate. Guardate, sono tutte arricciate le foglie, tutte arricciate. Vi lascio qui l'articolo che sta andando per la maggiore sul perché le foglie dei pomodori si arricciano. Le cause possono essere varie, dallo scompenso idrico, dal fatto che abbiamo messo un concime un pochino troppo aggressivo, da un trattamento fogliare che ha fatto più danni che bene, o dal calore. Le foglie col calore si chiudono, è normale, loro si devono difendere e così loro minimizzano la disidratazione. Queste le ho bagnate esattamente come tutte le altre. Ma la differenza è plateale. E guardate anche la dimensione tra un filare e l'altro. Queste sono più alte di un buon 30-40 cm rispetto a queste. Le ho messe più o meno nello stesso periodo. Quindi la pacciamatura è vitale, vitale per risparmiare acqua e tenere il terreno morbido. Vi faccio vedere un'altra cosa. Se scavo qui sotto la pacciamatura, queste le ho innaffiate stamattina con l'impianto a goccia. Ecco, a un certo punto sento, a parte le erbacce. Ovviamente la pacciamatura serve anche a non far attecchire le erbe infestanti, che però ci vanno sopra, e quindi c'è un altro tipo di lavoro da fare. Allora, se scavo, sento l'umidità del terreno. Voi purtroppo non la potete sentire, ma sento con le dita il terreno abbastanza umido, e vado giù di un 3-4 cm. Essendo compost e molto sciolto, riesco ad andarci.
Se vado qui, a parte le infestanti che ovviamente hanno un altro tipo di andamento dove non c'è la pacciamatura, il terreno è completamente secco. Per trovare un po' di umidità devo scendere parecchio. Sono sceso praticamente, scusatemi, di tutto il dito. Ecco. Ho iniziato questa mattina, perché l'ho trovata da pochi giorni, a mettere la paglia. Tutti sono buttati sulla coltivazione del grano, quindi adesso la paglia c'è. Ecco qui. Adesso vi faccio vedere in diretta come posizionare la paglia come pacciamatura. Ne occorrono almeno 15-20 cm affinché la paglia trattenga l'umidità dal suolo e faccia un microclima adatto a non consumare e non sprecare acqua. Quando io aziono l'irrigazione a goccia, col terreno bollente, tutta quella che cade evapora, quindi sotto ne arriva ben poca. Invece in questo modo qui riesco a conservare l'umidità più a lungo. Quindi questo si traduce sul fatto di poter irrigare un pochino di meno. Ecco dove sta il risparmio idrico sul titolo del video che state guardando in questo momento. Lo metto da una parte e dall'altra, lo metto anche un po' sui fiori. Per le infestanti qualcosa fa, per i miracoli no, i miracoli non riesce a farli, però qualcosa fa. Soprattutto serve per mantenere il terreno umido. Gli scorsi anni non avevo questo tipo di problema perché utilizzavo i teli, quelli sintetici, di plastica. Quest'anno ho deciso di cambiare tutto e però mi trovo in questa situazione, e meno male che ho trovato la paglia, se no rimanevano così, mi dispiaceva. In emergenza si possono usare anche gli sfalci d'erba. Erba ce n'è quanta ne vogliamo, la tagliamo, anche la strappiamo anche con le mani semplicemente. Guardate, vi faccio vedere, se non avete nulla a portata di mano. In 2 secondi ho fatto un po' di erba fresca. Questa semplicemente, adesso facciamo finta che qua non ci sia nulla, la posiziono sotto le piante. Questa ha un vantaggio in più rispetto alla paglia. Seccandosi, andando in decomposizione, rilascia le sue proprietà nutritive, quello che ha, al terreno, quindi torna tutto in circolo, cosa che la paglia, essendo secca, ovviamente non lo può fare. Non dura moltissimo, però con un po' di costanza per un piccolo orto domestico andrò poi avanti da solo. Vi faccio vedere intanto il lavoro fatto fino a questo momento per quanto riguarda la pacciamatura. Ecco, si presenta così, vedete? È anche bello da vedere. La paglia dura un paio di settimane, 3 settimane, poi bisogna aggiungerne di nuova. Una balletta così adesso costa intorno ai 2 euro. Io l'ho trovata a questo prezzo, quindi è un prezzo estremamente onesto. Ecco, vedete? La pacciamatura è vitale per combattere la siccità. Usiamo meno acqua e quindi quel poco che riusciamo a ottenere o dalle piogge o da qualche scorta di acqua piovana, ecco, lo sfruttiamo così. L'ultimo punto di cui voglio parlare è l'irrigazione a goccia. Io ho fatto una linea di irrigazione per ogni coltura, per ogni riga di coltura, e ogni riga ha il suo rubinetto, perché in caso di emergenza, di una perdita, lo posso aprire, lo posso chiudere. L'impianto a goccia in questo caso sono semplici tubi preforati a una distanza certa. Ve ne faccio vedere uno e poi lo accendo. Ecco, questo è l'esempio di un tubo per irrigazione a goccia. Ci sono delle manichette, dei fori, in questo caso sono autobilanciati, nel senso che esce sempre la stessa quantità di acqua a prescindere dalla pressione, a una distanza predeterminata. In questo caso dovrebbero essere da 40, ma ci sono anche da 10, da 20, da 30, da 50 e così via. Adesso ve lo accendo e vi faccio vedere quanta poca acqua esce su un impianto del genere e perché è importante averlo a goccia. Ecco, vedete, comincia ad arrivare, comincia a bagnarmi le dita. Ovviamente, siccome il mio orto è in discesa, occorre un po' affinché si riempia tutto l'impianto, i tubi, e ovviamente, nonostante la pompa. Io qua sono circa a 3/4 in alto rispetto ad dove inizia, e l'ho impostato a 20 minuti al giorno, ma di questo ve ne parlo in un prossimo video, su come e quanto irrigare l'orto. Qua abbiamo l'altro ugello, vedete? Ecco, qui c'è l'altro ugello in prossimità della pianta. Quindi una volta che si stendono i tubi, quando si prepara l'orto per l'estate, si trapiantano poi le piantine in prossimità dell'ugello, se no è inutile. Quindi riassumo brevemente ciò di cui abbiamo bisogno in questa estate torrida per difendere il nostro orto dalla siccità e dal caldo: rete ombreggiante, pacciamatura, irrigazione a goccia. Già con questi tre metodi, se usati bene e in simultanea, riusciamo a ottenere buoni risultati sia dai raggi solari, insomma, che bruciano le piante, e sia dalla mancanza di acqua cronica che quest'anno si fa sentire. Tra un po' purtroppo chiuderanno i rubinetti, quindi chi non ha un pozzo come me, che però io ho l'acqua piovana, la raccolta, ma se non piove siamo appunto a capo, abbiamo un grosso problema di approvvigionamento idrico.
quindi dovrò poi fare degli investimenti diversi nei prossimi anni, prendere dei taniconi più grandi da 10.000 litri l'uno, chiamare un camion, riempirlo con l'acqua da irrigazione e vabbè, tante spese da fare. Spero che questo video vi sia stato utile, io sono pratico come avete visto, non sto lì a parlarvi troppo di teoria, questa è la pratica, io mi sono sempre trovato bene in questo modo qui. La rete ombreggiante, questo è il primo anno che la metto così, però su alcune colture l'avevo già utilizzata gli anni scorsi, vi lascio qua il video delle zucchine che ho salvato ad agosto scorso, grazie alla rete ombreggiante si sono riprese alla grande e hanno ricominciato a fare frutti di nuovo nonostante facesse un caldo torrido, ma era agosto, qui è da maggio che andiamo avanti così. Quindi questa è la situazione, adesso dovrò continuare a ombreggiare tutto e consiglio di fare la stessa cosa sul vostro orto. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, se vi è piaciuto lasciate un like, mi farete un grande favore, facciamo capire un po' a YouTube che vi è piaciuto questo video, se volete condividerlo con qualche vostro amico o sui vostri social vi ringrazio, mi aiutate a far crescere il canale, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella così vi arrivano i miei nuovi video, ormai andiamo sui 2 video a settimana, grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata.